benvenuti da One TV qui dal Salone del Mobile di Milano 2024, dove anche quest'anno sono presenti designer da tutto il mondo. Tra questi, oltre 300 designer cinesi sono stati invitati da Zhuchao Group, una società promotrice del progetto nonché ambito premio Nest Award. Un passo fondamentale per lo scambio culturale italo-cinese, nonché una dimostrazione di lungimiranza e impegno verso il design che non conosce confini. Non mi resta che invitarvi a seguire l'evento con noi e questa grande opportunità di scambio culturale italo-cinese. Ed eccoci qui, ben trovati, abbiamo l'onore di avere con noi Fan Shaofeng, presidente della commissione Nest Award. Iniziamo subito con il presentare il Nest Award ai designer di tutto il mondo. Il Nest Award è stato istituito in Cina e si rivolge ai giovani designer. In Cina questo premio è un premio professionale di grande rilievo. Abbiamo adottato un rigoroso processo di valutazione. Nel frattempo, negli ultimi anni, stiamo lavorando per rendere il Nest Award più internazionale. Da un lato, invitiamo un numero maggiore di designer internazionali a far parte del nostro panel di giudici. Dall'altro lato, stiamo iniziando a includere opere di designer internazionali nella competizione e selezione. Avete portato qua al Salone del Mobile 2024 oltre 300 designer cinesi. Che cosa significa per voi e per la prospettiva internazionale? Un motivo significativo è la speranza che possano integrarsi senza soluzione di continuità con le ultime tendenze mondiali. Questo permetterà loro di tornare in patria e produrre risultati di design eccezionali. E come avete vissuto questo Salone del Mobile 2024 e quali emozioni vi portate a casa? In realtà i nostri designer vengono praticamente ogni anno partecipando regolarmente al Salone del Mobile. Negli ultimi due anni un'impressione molto evidente è stata che, nel complesso, ci sia stata una continua enfasi sulle caratteristiche dei materiali per l'arredamento di interni. Addirittura, ora possiamo osservare una tendenza molto interessante. Ogni tipo di materiale può imitare o simulare un altro, ma in questo processo di imitazione o simulazione, in realtà sta amplificando una delle sue caratteristiche fondamentali o un suo particolare elemento decorativo. Questo ha portato a un notevole aumento della competitività dei prodotti. Allo stesso tempo, ciò ha legato a miglioramenti e innovazioni nei processi di lavorazione artigianale. Quindi, l'interior design di oggi si presenta con un aspetto più variegato e dinamico, il che offre ai designer maggiori possibilità creative. Questa è stata la sensazione più evidente che abbiamo avuto fino ad oggi. Qui con noi Usi, membro della commissione Nest Award. Lo slogan promozionale del Salone del Mobile 2024, come abbiamo accennato prima, è Where Design Evolve. Secondo lei, qual è il futuro del design? Io ritengo che il cambiamento nello stile di vita delle persone moderne, specialmente dei giovani, tenda verso la semplicità piuttosto che la complessità tradizionale. Inoltre, i colori diventeranno più vivaci, mettendo maggiormente in evidenza la loro funzionalità. Abbiamo anche notato che i mobili tradizionali europei, come lo stile barocco e rococò, erano molto elaborati in passato, ma ora sono diventati molto più semplici. Questo non accade solo in Europa, ma è una tendenza globale nel design. Penso che un principio di design immutabile sia quello di migliorare il valore estetico mentre si soddisfano appieno le funzioni e l'utilità. Con Zhang Weng, membro della commissione Nest Award, nonché vice direttore dell'organizzazione Beijing Design Week. In questo Salone del Mobile Milano 2024 i due temi principali sono la tutela ambientale e l'ecologia e l'intelligenza artificiale. Qual è il collegamento tra questi due temi e il design? Durante la Milano Design Week e il Salone del Mobile, l'attenzione è stata posta in modo prominente sulla tutela ambientale e ecologia e l'intelligenza artificiale. Questo si può considerare come una direzione che l'umanità sta prendendo nei confronti dei problemi ecologici e dello sviluppo futuro. Sono questi due aspetti importanti che richiedono la nostra attenzione e definizione. Anche durante la Beijing Design Week abbiamo continuato su questa strada. In altre parole, ci stiamo concentrando su come rendere l'obiettivo di zero emissioni una direzione nel nostro processo creativo di design. Ho l'onore di presentarvi ora Tan Shi, segretaria generale della commissione Nest Award. Iniziamo subito presentando il Nest Award ai designer di tutto il mondo. Oggi vogliamo presentare a tutti i designer globali il Nest Award. In passato era solo un premio, ma ora il Nest Award è diventato un sistema e una piattaforma per facilitare lo scambio tra designer.
Il Nest Award ha invitato in questo 2024 oltre 300 designer cinesi. Che cosa significa per voi e per la prospettiva internazionale? I designer che partecipano al Salone del Mobile di Milano, in Italia, non solo cercano di ampliare i loro orizzonti osservando i design e i marchi più all'avanguardia e alla moda, ma soprattutto portano con sé il loro occhio professionale per selezionare uno stile di vita migliore per i loro clienti.